qualcosa, se vuoi parlare e dire qualcosa ci fa piacere. Sor Genevieve ha una zia, no? Vieni, vieni. È il processo parallelo, il processo dei desaparecidos argentini, sono due i processi che si celebrano a Roma, il processo contro l'ammiraglio Massera. Sor Genevieve, tutte le udienze lì, no? Come... Perché mia zia è stata una delle due suore francesi desaparecidos nel momento della dittatura. E cinque anni fa hanno ritrovato, gli antropologi hanno identificato le sue ossa. E sono stata in Argentina per il funerale e posso dire che mi ha sconvolto, veramente. E proprio a quel momento là, quello che mi aveva fatto tanto male è che avevo trovato che la chiesa ufficiale non era presente. E c'era sì che era molto vicino, ma... E tornando a Roma, mi dicevo, sì, io che sono sorella, non lo dico, ma chi lo dirà? E allora c'era il sinodo dei Vescovi e c'era il Cardinal Bergoglio. Allora avevo fatto un po' un resoconto del mio viaggio e gli ho mandato, ma con una cartolina per lui, dove dicevo che avevo tanto sofferto di vedere che la chiesa ufficiale, enfin, un vescovo, lui avevo detto capisco che lei poteva essere impegnato, ma poteva o mandare un messaggio o qualcuno al suo posto per dire qualcosa e non l'ha fatto. E avevo messo il mio numero di telefono, la sera stessa mi ha chiamato per chiedermi perdono, scusa, perché diceva, mi aveva detto, avevo permesso che siano sepolti intorno alla chiesa e pensavo che bastava. Gli ho detto no, non bastava, perché ci voleva pure una presenza, ci voleva qualcuno. E infatti mi ha detto, ha fatto bene di dirlo, perché è così che si fa tra fratelli e sorelle. Ecco. E poi quest'anno, allora là, ho avuto la grande gioia e la fortuna di tornare in Argentina. Il governo argentino, un po' grazie a Jorge e all'ambasciata qua, che mi hanno offerto il viaggio. E è capitato a marzo, c'è il processo in Argentina per i militari. E forse là ho avuto la fortuna di parlare pure col giudice. E il giudice mi ha detto, il giudice che fa quello dell'ESMA, e mi ha detto che erano molto importanti i processi che si sono fatti in Italia, in Spagna, in Francia, perché obbligano anche il paese a andare avanti. Mi ha detto non pensare anche sia poco rilievo e che non dà niente, che non è importante, è molto molto importante. E allora sono stata proprio nel momento dove c'era... I militari li ho visti come ti vedo te a questa distanza, c'era solo un vetro che separava, ho visto Astiz, ho visto Acosta, ho visto Scheller, Donda, 17 c'erano. Era il momento dove loro presentavano la loro difesa e sono rimasta tanto male perché non c'era un briciolo di pentimento, proprio niente. E forse, come ha detto, non so più se era quel momento là o prima, a Costa, quello che il peccato non erano i desaparecidos sui morti, erano quelli che erano rimasti in vita, che potevano testimoniare. E a un certo, io ho tanto pregato per il momento delle udienze, perché era tutto il giorno, eravamo là tutto il giorno, e mi dicevo vorrei incontrare lo sguardo di Astiz. E per quattro volte mi ha guardato fisso. E sapeva chi ero perché tutti i giornali l'avevano detto, eppure penso uno della sua famiglia mi ha insultato alla fine, ma non mi importava proprio niente. Ma
Avrei voluto dirgli, ma tu che sei ancora così, dai, pentiti, di una parola che... Ma non... ecco, e forse quello è stato... mi è stato molto duro, ecco. Ma per il resto ho trovato un'Argentina bella, perché tanti giovani, quando parlavate dei diritti umani, tanti giovani impegnati per la ricerca dei diritti umani. E questo, mi sono detto, è un paese che sta proprio uscendo di qualcosa di molto buio, e se ne uscirà. A causa di questi giovani, di questo popolo, sono sicura che arriverà a qualcosa di molto bello. Ecco. Grazie.